noi siamo in fascia 5, siamo entrati ufficialmente con tutte le province in fascia 5 con i ricoveri. Ricoveri ospedalieri, il Veneto è ufficialmente in fascia 5 con criticità diverse a seconda delle aree e presto in alcuni comuni potrebbero arrivare misure ad hoc con mini zone rosse e tamponi a tappeto. Lo annuncia il presidente della regione in riferimento alla Valle del Lagno e ad Auronzo di Cadore. Faremo, da quel che so io, una campagna di tamponi. Invece nelle valli ne abbiamo parlato stamattina, nelle valli su della Valle del Lagno, e stiamo ancora attendendo perché ci sono nuovi dati che sembrano darci un trend diverso, in diminuzione. Però non escludiamo sulle valli del Lagno delle restrizioni ulteriori, definiamoli, a voi piacciono queste notizie, no? I mini lockdown, ma chiudere i bar, quelle robe lì, insomma. Nel frattempo è leggermente variata rispetto alla prima stesura l'ordinanza anti-assembramenti firmata ieri da Zaia relativamente al numero massimo di clienti per i negozi. Tutte le strutture con più di 40 metri quadri hanno un cliente ogni 20 metri, esclusi i dipendenti e gli operatori da questo calcolo. Per i negozi sotto i 40 metri quadri resta il limite massimo di un cliente alla volta. Resta confermata la chiusura nei fine settimana delle strutture di vendita superiori ai 250 metri quadri. È anche un elemento per noi per vedere se funziona, perché se ci fosse una tenuta non ci sarebbe nessun motivo per tenerli chiusi. Dalle regioni è poi partita la richiesta al governo di una convocazione per poter discutere del prossimo DPCM, quello in vigore scade il 3 dicembre. Soprattutto discutere la partita della neve. Tema della montagna invernale, davanti a notizie che si rincorrono di apertura dell'Austria, di apertura della Svizzera e quant'altro, si fa fare la figura veramente della periferia, dei dimenticati. Infine, la questione scuola, con la notizia che circola da qualche ora di una riapertura delle superiori a dicembre. Io non sono contro la scuola in presenza, così evito anche qui un flusso di messaggi, però dico semplicemente che ormai la letteratura scientifica si dice che i cluster più importanti sono stati messi in piedi dai grandi diffusori, che sono i ragazzi, che sono sostanzialmente tutti asintomatici, ma hanno cariche virali molto spesso elevate.